sui giovani questo fatto che la Puglia magari ha una percentuale di giovani superiore ad altre regioni, di giovani che non studiano, non lavorano, che forse questa è una delle vere emergenze nazionali, perché lì sono cittadini che si perdono, sono famiglie che si distruggono, sono generazioni che si interrompono. Sì, infatti prima parlavamo di solitudine. In Puglia è difficile essere soli perché c'è una grande socialità, a volte troppo presente, però forse questo fatto che è troppo presente aiuta le persone e le imprese a non sentirsi sole in momenti di difficoltà. Io devo dire, io sono la seconda generazione dell'azienda, oggi leggevo proprio sul Corriere che 30 aziende su 100 arrivano alla seconda generazione, 15 alla terza. Quindi sono dei dati importanti. Io della Puglia sono entusiasta perché sono pugliese ovviamente. I pugliesi sono delle persone molto laboriose, molto family oriented, si impegnano molto nel lavoro, quindi io posso dire soltanto un gran bene. Noi dalla Puglia siamo riusciti a creare l'azienda più grande al mondo nel settore dell'arredamento, quindi noi siamo i leader al mondo nel settore dei divani in pelle. Dalla Puglia abbiamo creato una marca che oggi è presente in tutti i continenti, nelle più belle città del mondo e nelle città più importanti delle più belle città del mondo. E quindi e di questo devo veramente dare atto alla capacità creativa e all'impegno praticamente dei collaboratori. Noi poi noi siamo un'azienda globale perché il marchio Natuzzi, il prodotto del marchio Natuzzi che poi è l'arredamento per la casa, non sono più divani, perché abbiamo fatto un percorso evolutivo notevole direi all'interno del nostro gruppo. Quindi la marca Natuzzi la produciamo praticamente in Italia, ma abbiamo creato anche altri marchi per sostenere i fatturati necessari. Anche qui qualche dato, no? Il 2005 il traffico passeggeri negli aeroporti di Puglia era, diceva questo, 1.900.000. Il 2010 abbiamo chiuso sfiorando i 6 milioni di traffico passeggeri. È stato frutto di un miracolo? No, è stato frutto di una scelta, quella di puntare su un network di voli low cost che consentisse ai nostri imprenditori e ai nostri giovani di viaggiare, di conoscere l'Europa, di conoscere il mondo e che consentisse agli stranieri di toccare la Puglia. La fragilità economica da che cosa derivava fondamentalmente? In Puglia abbiamo 340.000 aziende, nel 95% dei casi sono aziende con meno di 10 addetti, sono microscopiche, con una, diciamo, riproponendo qui una malattia nazionale che è il nanismo industriale, questo è un problema generale. Qui aggravato, diciamo così, da una storia persino di psicologia imprenditoriale, un tratto di individualismo levantino molto marcato, che è stato anche, come posso dire, la spiegazione dei momenti di effervescenza e di boom, ma noi siamo stati fermi di fronte, come possono 350.000 lillipuziani competere con il Gulliver della globalizzazione? Non siamo stati fermi ai primi 9 mesi del 2011. L'export non aumenta del 20%, aumenta del 22%. La disoccupazione non è più al 13,5%, è all'11,6%, perché nei primi 6 mesi di quest'anno la Puglia ha avuto il più importante incremento occupazionale d'Italia, sia in percentuale che in cifra assoluta, con 49.000 nuovi occupati a fronte dello zero che hanno fatto quasi tutte le regioni del nord. C'è soltanto la Campania che fa più 30.000 occupati, ma è una regione molto più grande della nostra.